Qui si bivacca! Stiamo bivaccando! Si canterella! Facciamo il caffè Shandrangheta, facciamo! Ma dico, questa guerra la vogliamo fare o non la vogliamo fare? Se non vogliamo fare, me lo dite! Io scrivo Mussolini e ce ne andiamo a casa, va bene? Magari. Ti piacerebbe, eh? Siete un pugno di lavativi! Ma ve lo volete mettere in testa che io questa guerra la devo vincere? È un fatto personale! Io la vittoria ce l'ho nel sangue! Ma vi rendete conto, dico io, che abbiamo già spezzato le vene alla Grecia? E se riusciamo a spezzargli qualche altra cosa, ci porteremo il Pireo a casa! Riconoscenti, ne parleremo dopo la guerra. Come dopo la guerra? Dopo la battaglia. La battaglia? Sì, per chi l'attacco oggi. Ma come attaccare? Ah, non me ne frega niente, attacco. Ma non possiamo attaccare. Ho deciso, attacco! E va bene. Sergente Maggiore Guaglia! Sì, sì, sì. Mi servono 34 uomini, volontari. 34? Ma se siamo rimasti solamente in 30? Vuol dire che 4 rimangono a casa. E va bene. Permettesi, signor Colonnello. Bravo, bravissimo. A te ti preparerò per un encomio solenne. Ogni qualvolta servo un volontario, eccolo. Bravo. Veramente sono venuto a dirle che non posso attaccare. Cossa. Ma che non può attaccare, questo è un lavativo. Perché ci te lo vieta? Mi hanno fregato una scarpa. Ah sì? Ha sentito, sergente maggiore Guaglia? Sì. I miei soldati si fanno fregare le scarpe. Capita. Ma come la vinco io la guerra con i cari militari scalzi? Vatti a fare un pediluvio, subito. Giustizia, colonnello. Via. Cosa ne avete fatto il battaglione? Dove l'avete messo? Si è disperso lungo la strada. Come se ne battiti disperso? Signor colonnello, quelli sono giovanotti e durante le nostre occupazioni hanno trovato delle donne in spitale e si sono accasati nelle case. Ma è possibile, dico io, ma è possibile, dico io, che tutti gli italiani devono essere così. Casalinghi e fondofolai. Appena vedono una donna ospitale si accasano nelle case. Bravo, sergente. Grazie. Siete stato l'unico che avete seguito il vostro colonnello. Ma io sono accasato più in là, signor colonnello. Dunque, equo. Anche voi! Ma come posso fare io più un ingresso trionfale nel paese occupato? Questo non è un esercito di occupazione, ma è un esercito di disoccupazione. Ma dico che la vogliamo fare questa guerra o non la vogliamo fare? Se non la vogliamo fare, ditemelo, io scrivo Mussolini e ci andiamo a casa, va bene? Va bene!